Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 19 aprile, ricordiamo San Leone IX, Papa. Ascoltiamo la sua vita. Brunone di Duisburg nasce in Alsazia nel 1002. Discendeva da grandi vassalli. Fin da piccolo frequentò scuole praticate da allievi appartenenti alla nobiltà. A 18 anni divenne canonico di Saint-Étienne e a 22 diacono. Il 9 settembre del 1026 venne consacrato vescovo di Toul dall'imperatore Corrado II e il suo episcopato durerà 25 anni. Diede un forte impulso alla vita monastica, riformando, approvando e incoraggiando la fondazione di monasteri in varie località della diocesi. Fu consigliere degli imperatori Corrado II ed Enrico III. Alla morte di Papa Damaso II, l'imperatore Enrico III lo volle al soglio pontificio, che accettò con la condizione che il clero e il popolo romano approvassero la sua elezione, trasformando così questa elezione arbitraria in una elezione quasi regolare. Dopo aver celebrato il Natale a Toul, andò a Roma in abito da pellegrino e a piedi nudi. Accolto nella città, fu intronizzato il 12 febbraio 1049, prendendo il nome di Leone IX. Aveva 47 anni. Dopo due mesi, senza consultare l'imperatore, convocò un sinodo a Roma e fu intransigente con i vescovi che aderivano all'eresia simoniaca, sostituendone parecchi. Intraprese numerosi viaggi per tenere concili, sinodi e assemblee, le cui decisioni avevano un'importanza maggiore rispetto a quelle di Roma. Scomunicò Michele Cerulario, che creò lo scisma della Chiesa greca. Nel maggio del 1053 affrontò, come sovrano di Benevento, città concessagli dall'imperatore, affrontò in uno scontro militare i Normanni. Fu fatto prigioniero a Benevento per oltre 8 mesi. Liberato, ma ormai malato e moribondo, giunse a Roma e il 19 aprile del 1054, dopo 5 anni di pontificato, morì in una casa vicino San Pietro. Oggi il suo corpo si trova all'interno della Basilica. Nel 1762 la città di Benevento lo elesse suo patrono. Questo Papa è interessante perché nella sua vita, questo è quello che voglio sottolineare, è stato addirittura consigliere di due imperatori. Abbiamo Corrado II ed Enrico III. Perché lo sottolineo? Perché è bellissimo pensare che un uomo di Dio sia a servizio di due politici, chiamiamoli così, molto molto potenti, e che al loro fianco, a dover gestire situazioni complicate per il bene del regno e per il bene del popolo, soprattutto ci siano delle persone ispirate da Dio che possano dare consigli giusti, consigli di pace, consigli di carità, consigli di misericordia e placare così magari l'insinuarsi di cattiverie e del male e che il male dilaghi per tutto il regno e per anche gli altri regni. E chiediamo la sua intercessione proprio per questo, che magari al fianco dei politici e dei potenti possano essere presenti delle persone che hanno nel loro cuore il messaggio di Gesù, in modo tale che tutte le decisioni possano passare da un discernimento veramente ponderato, che consideri l'amore, che consideri la carità. E allora sì che potremmo parlare di pace e di vero benessere. San Leone prega per noi.